seguito all'annientamento atomico, la ricostruzione della nostra grande nazione potrebbe dipendere da te. Ecco perché noi della Voltec abbiamo preparato queste istruzioni per aiutarti a comprendere i 7 attributi fondamentali per rendere te speciale. In questo capitolo parliamo della percezione. La vita in superficie nasconde una triste verità. Dovrai affrontare molteplici seccature post-nucleari. Queste terribili minacce assumono varie forme e dimensioni e mettono a rischio la tua sopravvivenza. Dovrai imparare a gestire questi pericoli. Ma all'inizio potrebbe essere difficile. Ecco perché hai a tua disposizione il sistema di puntamento assistito della Voltec per scansionare la minaccia e individuarne i punti deboli. Maggiore è la percezione, migliore sarà la precisione. Farà impallidire Davy Crockett. A volte dovrai comportarti in modo discutibile. La percezione può aiutarti a superare questi momenti di ambiguità morale. Fai pratica rubando ai bambini, agli anziani o agli infortunati. Tra una ruberia e l'altra potresti puntare bersagli più pericolosi e sperimentare tecniche più raffinate per effetti esplosivi. Cerca di non montarti la testa, però. Allena sempre i tuoi sensi, sapendo che la percezione è anche valutare le minacce vicine e lontane, maneggiare delicati esplosivi, stringere relazioni a distanza. Studia regolarmente i materiali forniti dalla Voltec per sopravvivere. E per rispondere alla domanda, lo sai che cosa ti rende speciale? Thank you.
serratura resistente. In fretta. Si preparano per un altro attacco, non riuscirò a trattenerli ancora. Su! Capo! C'è qualcuno! Perché non scendi? Fammi dare un'occhiata alla tua arma. In pochi sono in grado di superare i miei ragazzi. Te lo concedo. Forza! Ho altro da fare! Idiota!
incazzarti, mamma. Stai bene? Sto bene, Preston. Smetti di preoccuparti. È stato uno spettacolo incredibile. Sono lieto che tu sia dalla nostra parte. Lo stesso vale per me, Preston. Non si possono mai avere abbastanza amici. Non nel com... Ascolta, quando ci siamo conosciuti, mi hai chiesto dei Minutemen. Se c'è una cosa che facciamo sempre è aiutare gli amici. Quindi, ecco, per tutto quello che hai fatto. Grazie. Non l'ho fatto per soldi. Ehi, mi dispiace. Sono abituato alle persone che pensano solo a se stesse. Sai, mi ricordi i miei amici. Gli altri Minutemen, quelli che hanno dato la vita per qualcosa più grande di loro. Dovresti venire con noi a Sanctuary. Ci farebbe comodo il tuo aiuto. Che cosa dovrei fare? Dovrai restare forte, come lo sei ora. Perché c'è altro nel tuo destino. Io l'ho visto e so cosa provi. Il mio destino? Che vuoi dire? Sei un uomo fuori dal tempo, senza speranza. Ma non tutto è perduto. La sento, l'energia di tuo figlio. È vivo! Ti ascolto. Ascolta, so come devo sembrarti. Le visioni sono strane e non sempre chiare. Ma tuo figlio è là fuori. E persino io non ho bisogno delle visioni per dirti dove cominciare a cercare. Nella grande gemma verde del Commonwealth, Diamond City. Il più grande insediamento della zona. Che cosa c'è a Diamond City? Sean è laggiù. Ascolta, ora sono stanca. Forse se mi porterai delle sostanze, le visioni potranno fornirmi un'immagine più chiara. No, Mama Murphy, ne abbiamo già discusso. Quella robaccia ti ucciderà. Ma taci, Preston. Prima o poi moriamo tutti. Avremo bisogno delle visioni. E anche il nostro nuovo amico ne avrà bisogno. Ora va. Sanctuary ti attende. D'accordo, gente. Grazie a questo provvidenziale aiuto, la strada è sicura. Ci recheremo al luogo che Mama Murphy conosce. Sanctuary. Non è lontano. Che signora? Conosce? Muoviti. Che ha visto casomai? Devi dirigerti a Diamond City. Mentre era in preda alle droghe. Sturgis, siamo in debito con te. Per un'altra ricerca inutile basata su Mama Murphy l'ha visto? Beh, certo, aspettate. Spero che non finiremo calmatevi in un'altra trappola. Siamo tutti sulla stessa barca, giusto? Quindi, Marcy, hai un'idea migliore su cosa dovremmo fare? Qualcuno? Bene. E Sanctuary? Speriamo solo che risponda alle aspettative. Forza, June! È tempo di andare! Oh, ok. Vieni con noi a Sanctuary. Ricordatevi il prezzo che abbiamo dovuto pagare per arrivare fin qui. Muoviamoci. Vado avanti. Restate tutti vicini. Ti seguiamo, capo. Non riesco a credere che tu abbia fatto fuori quella parte. Non avevo mai visto quella vicina.
Thank you.
Ehi, bello! Sono felice che tu abbia deciso di venire con noi. Dovevo dare ascolto a Mama Murphy fin dall'inizio. Ci ha trovato un bel posticino dove stare. Credo che potremmo stabilirci qui. Che ne pensi? Non lo so. È strano tornare qui. Che vuoi dire? Vivevi qui per caso? Sì. Prima della guerra. Prima che tutto finisse in rovina. Prima della guerra? Che significa? Vuoi forse dire che... Vivevo qui più di 200 anni fa. La maggior parte di questo periodo l'ho passato in ibernazione o qualcosa del genere, prima di risvegliarmi poco tempo fa. Wow! Come uno di quei vecchi ghoul prebellici. Hai detto di aver vissuto in uno stato di ibernazione. Qualcun altro è sopravvissuto a parte te? Solo mio figlio. Qualcuno lo ha preso mentre non potevo muovermi. Hai incontrato qualcuno con un ragazzino? Ah, mi dispiace. No, non mi sono imbattuto in nessun bambino rapito. Terrò comunque gli occhi aperti. Comunque, sono felice che tu sia qui. Spero non ti dispiaccia, ma ho un altro favore da chiederti. Ho ricevuto una richiesta d'aiuto da parte di un insediamento. Sperano ancora che ci siano dei Minutemen da qualche parte. L'unica possibilità che abbiamo di ricostruire i Minutemen è dimostrare alla gente che possono contare su di noi nel momento del bisogno. Il fatto è che sono già molto impegnato qui. Non è che puoi occupartene tu? Di che genere d'aiuto hanno bisogno? Il solito. Predoni. Parla con quella gente e vedi di scoprire tutti i dettagli. Con piacere. Splendido. I Minutemen avrebbero proprio bisogno di altra gente come te. A proposito, se vuoi darci una mano qui, parla con Sturges. Sarà contento di avere un aiuto. Thank you.
Sanctuary. Ti va di lavorare un po'? Adoro il lavoro. Potrei starmene tutto il giorno a guardare la gente che lavora. Per cominciare, ci servirebbero dei letti veri. Siamo stanchi di dormire per terra. Perché hai bisogno del mio aiuto per costruire i letti? Ascolta, abbiamo un sacco di lavoro da fare e sono settimane che scappiamo. Ci servono cibo, acqua, un riparo. Scegli. Tu mi hai chiesto cosa potevi fare per aiutarci e io ti ho risposto. Allora, hai intenzione di darci una mano o no? Con piacere. Molto bene. Procuraci un tetto per la notte. Alcune di queste case sembrano ancora abbastanza solide. Dovrebbero fare al caso nostro. Là c'è un banco da lavoro. Fammi sapere se ti serve qualcosa. Legami con questo luogo, per lo capisco dalla tua energia. Ehi, hai un momento? Volevo ringraziarti per averci aiutati a Concord. Se solo ci fossimo incontrati prima. Che cosa vi è successo? Per farla breve, stiamo fuggendo da dopo l'attacco a Quincy. Prima eravamo di più. Mio figlio è morto. Come si chiamava tuo figlio? Kyle. Si chiamava Kyle. È terribile. Nessun genitore dovrebbe veder morire il proprio figlio. No. Infatti, continuo a pensare che forse avrei potuto fare di più. In ogni caso, grazie ancora. Non c'è tempo da perdere. Questo posto non si rimetterà in sesto da solo. Tu hai legami con questo luogo. Lo capisco dalla tua energia. La mia energia? Che vuoi dire? Pensavo di avertelo spiegato. Ho visto che uscivi da quella specie di congelatore. Conosco il tuo dolore. Questo mondo non è il tuo, ma devi viverci. Le visioni possono aiutarti, hanno sempre delle risposte. Devi solo portarmi del jet, così potrò dirti che cosa vogliono rivelarti. Cos'è il jet? È un piccolo inalatore dai grandi poteri. Dicono che accelera i movimenti. Ma la mia età è solo una fugace ondata di vigore. Molte droghe possono provocare le visioni, non solo il jet.
Ma è proprio quello che mi serve. Vedrò di recuperarne un po'. Ti adoro. Avrei dovuto impegnarmi di più. Volevo solo scambiare un paio di cose con te. Portami del jet e potrò ricorrere alle visioni per...
Ehi, Sturgis. Mi piace. Avere un posto per dormire migliorerà il morale di tutti. Quello che ci serve ora è una fonte d'acqua potabile sicura. Non credo di aver capito. Tipo un pozzo. Così non dovremo continuare a bere l'acqua del fiume. Quella roba ti ammazza. Vuoi scambiare un paio di cose? Il segreto con le pompe dell'acqua è trovare il punto giusto per scavare e raggiungere la falda acquifera. Spero che troverai tuo figlio.